Buongiorno amici, bentornati sul canale. Oggi con voi vorrei testare un seghetto alternativo che mi è stato donato dalla Ginauer. Voglio provare a vedere le sue potenzialità, ma lo faccio apertamente con voi. Per cui procediamo ad aprire la confezione. La confezione mi è pervenuta. Bene, questo è il seghetto. Io mi sono già letto il manuale per avere, che è in italiano, tranquilli, per vedere esattamente tutte le sue funzionalità. Nel manuale stesso c'è anche le specifiche, oltre alle specifiche tecniche, c'è anche la descrizione come ottenere dei buoni tagli sui diversi materiali, per cui la combinazione tra la velocità e l'oscillazione del seghetto. Per cui, a seconda del materiale, se dobbiamo fare dei tagli puliti, abbiamo per il legno una possibilità di stare a velocità tra 4 e 6, mentre per l'acciaio dolce si intende il ferro, e per l'alluminio e via dicendo, ci stanno altre caratteristiche da mantenere sulla velocità e sull'oscillazione del seghetto alternativo. Ora, noi proviamo innanzitutto a sentire la potenzialità del seghetto. Questa è velocità 1. Minimo, e massimo. Beh, vi posso garantire che ha una bella potenza. Qui viene riportato una velocità di 3.000 giri minuto, 220-240 volte, non ci e 800 watt di potenza. Beh, 800 watt per un seghetto non è indifferente. Bene, ora vediamo la dotazione. C'è un semplice grip, cioè praticamente la battuta. Qui abbiamo delle lame per i vari tipi di materiali, ce ne stanno due per ogni tipo. LPLD 2, 2 per legno, 2 per il ferro. Ok, poi proviamo e vediamo innanzitutto la facilità del montaggio. Stacco ovviamente per evitare qualsiasi. Si apre il paratrucioli, diciamo. C'è una leva qua, direttamente sul coso. Una molla. Una volta fatto, si lascia. Ecco fatto. Questo non esce più perché è veramente bloccato. Ok, facciamo una leggera prova. Mantengo ovviamente il taglio
allora metto sulla parte più spessa, ok? E lo mantengo a zero. Quando si tratta di effettuare un taglio, bisogna prima partire, cioè appoggiarsi, ma tenersi lontano dal pezzo, un pochettino lontano, avviare la macchina, il seghetto, e avvicinarsi piano piano in modo tale da non avere uno strappo. Procediamo. Il taglio è venuto pulito, se vedete, senza scheggiature. E questo è importante. Vedete? Ok. Ora proviamo con l'oscillazione. Allora, l'oscillazione, la terza, allora, la prima è oscillazione per il taglio magari dell'alluminio e via dicendo, per agevolare l'affondo. La seconda e la terza sono per il legno più o meno aggressivo. Io adesso provo la terza per vedere la differenza. È stato più veloce il taglio, però come vedete, essendo più aggressivo, riporta delle leggere spaccature sulla superficie. Ovviamente dall'altra parte non c'è nessuna spaccatura, per cui se dovete fare dei tagli buoni, comunque buoni, dovete mantenere la parte buona sotto. Ok? Però questo dimostra come il taglio viene altrettanto abbastanza pulito, però con queste leggere scheggiature sulla parte frontale, diciamo. Però è più veloce rispetto al coso. Ora io vorrei provare a fare il taglio. Ora proviamo a lavorare il ferro. Stacco sempre. Facilità di operazione, anzi ve lo faccio vedere da lì. Se vedete, ci sta questa leva che basta allentare che il pezzo addirittura viene proiettato fuori. L'altro lo mettiamo, l'appoggiamo, tiriamo la leva e blocchiamo ed è fatto. Quest'altro lo raccogliamo. Ora proviamo un taglio sull'alluminio da 4 mm. Un attimo che lo prendo. Ho montato una lamiera, direttamente l'ho fissata, e da 4 mm d'alluminio. Ora gli ho montato pure il rip, cioè il distanziatore, e ho selezionato velocità 3 e oscillazione 1. La lama è la lama da ferro. Però eventualmente provo pure l'altra lama che c'è prima. Allora, la bellezza è che ci sta pure il laser, per cui
se io non voglio usare il distanziatore ma voglio usare soltanto il laser, posso anche utilizzarlo. In questo momento lo spengo perché non mi interessa. Proviamo, accendiamo. Allora, il taglio viene bene, però a mio parere bisogna metterci comunque un pochettino di grasso sopra, sul taglio, perché l'alluminio tende a impastarsi quando si surriscalda. Comunque vi faccio vedere il taglio senza che sto a tagliare tutto quanto. Ecco qua, vedete? Questo è lo spessore e questo diciamo che va bene. Voglio provare pure il ferro a questo punto. E se prendo un pezzo. Ecco, adesso facciamo una prova un pochettino più ardua, perché tagliamo il ferro, proviamo a tagliare il ferro. E io ho messo un'altra lama che avevo di un altro seghetto, però questa è una lama Alvidia, di conseguenza dovrebbe andare bene. Proviamo, la velocità l'ho impostata a 1, ci ho messo un pochettino d'olio. Come vedete il taglio l'ha fatto, per cui anche questa prova è superata. Un'altra prova che volevo fare è sul legno duro, ma ho usato un altro seghetto che avevo. Vediamo un attimo come viene. Questo è praticamente il rovere, che è bello duro, però guardate il taglio. Io sono soddisfatto per come lavora. Ovviamente può fare anche tagli angolari, ma lo proviamo anche con un taglio angolare. Un attimo che proprio posiziono la macchina. Allora, per inclinare il piano, basta svitare queste due brugole, inclinarlo secondo i gradi che sono qui indicati e il gioco è fatto, stringere il gioco è fatto. Ora vediamo come procede. Guardate il taglio.
Questo è sempre materiale duro, a mano libera ovviamente, però il taglio ci sta. Vedete? Io dico che è un buon attrezzo. Questa è un'altra prova che voglio fare però con un legno abbastanza duro, che è il mogano, alto 3 centimetri, e voglio provare un taglio. Lo metto, sta a 5 la velocità e a 1 l'oscillazione, anzi la metto a 0 l'oscillazione, voglio vedere il taglio pulito. Mettiamo il non so se si riesce a vedere, ma addirittura quasi lucido è stato fatto il taglio. Questo è il fronte e questo è il retro. Devo dire, questo è un pezzo molto duro, lo vedete anche proprio dalla parte lucida, però taglio non gli si può proprio dire niente. Ok. Carissimi amici, siamo arrivati al termine di questa recensione. Ognuno di voi faccia le proprie considerazioni. Ricordatevi che comunque, come avete visto all'inizio del filmato, c'è uno sconto del 35% se l'acquistate entro 3 giorni. Capisco che sono pochi, però è un 35%. Alla fine, anziché 53 euro, costa 35 euro soltanto. Ora, soltanto il motore brushless che ha questo qui ne costa molto di più se lo doveste acquistare. Noi abbiamo fatto le varie prove. Il mio parere è che la macchina, il seghetto è buono, le lame sono insignificanti, per cui comprate le lame buone e vedrete che avete dei risultati ottimi. Io ho fatto altre prove per conto mio, ma usando le mie lame, cioè quelle che avevo acquistato a parte. E è un altro discorso. Queste qua sono quelle commerciali, cioè proprio il minimo sindacale, che purtroppo la Ginawar ha inserito dentro. Però al di là di quello non stiamo a considerare le lame noi, ma stiamo considerando il seghetto alternativo. Sia per l'inclinazione, che non ha problemi, sia per il fatto che ha un ottimo rapporto qualità-prezzo, io ve lo consiglio apertamente. Comunque a voi la decisione, però avete solo 3 giorni. Troverete comunque nella descrizione sia il link che il codice sconto su Amazon. Mi resta soltanto che augurarvi un buon acquisto e un buon lavoro. Un saluto a tutti gli amici e soprattutto a Officina Hobbistica 2.0. Tutti gli amici, un caro saluto. Ciao!